Con Andrea Argento, assessore designato allo sport dell'eventuale amministrazione di Franco De Domenico. Andrea Argento, quale sarebbe la Messina sportiva di un'eventuale amministrazione De Domenico? È una Messina sportiva che vive questa attività come priorità, conoscendone e carpendone tutte quelle che sono le funzioni, tutto quello che lo sport può generare come volano, come indotto per tutta la nostra città, dal punto di vista economico, dal punto di vista del benessere fisico e sociale di tutti i cittadini messinesi. Una Messina dove lo sport viene messo al centro, dove lo sport viene percepito come attività importante che deve essere promossa nel migliore dei modi, con il comune che si mette a disposizione tutte le realtà sportive al fine che possano operare nella maniera migliore. Capito, gli impianti, c'è una situazione un po' confusa in città. Lo stadio Franco Scoglio, per lo stadio Franco Scoglio era stato fatto un bando, poi non è stato concesso a una società che poi è scomparsa. Insomma, come gestirà gli impianti la sua amministrazione? Il bando dello Stadio Franco Scoglio è l'emblema del fallimento dell'amministrazione De Luca sull'impiantistica sportiva e sulle tematiche sportive in generale. Quello che doveva essere, che era stato proclamato come la salvezza e l'occasione di rilancio per il calcio messinese, si è rivelato un vero flop perché è stato più volte detto anche dal sottoscritto dai banchi del Consiglio Comunale che non sarebbe stata la soluzione giusta, quantomeno con quelle modalità e con quei termini. L'impiantistica sportiva a Messina c'è ed è importante, soltanto che è stata gestita male, senza idee e senza programmazione. Adesso bisogna realmente voltare pagina, avere la capacità di ipotizzare, immaginare e iniziare una gestione corretta, in primis da parte del comune, individuare se ci sono realtà sportive, associazioni, società, federazioni o enti che abbiano la potenzialità di gestirla anche per conto del comune, guardando sempre al bene della collettività come obiettivo prioritario, e andare a reperire dei finanziamenti per poter dare nuova vita a queste strutture sportive per restituire nelle migliori condizioni a quello che è il mondo sportivo. Come ogni anno si prospetta l'ennesima estate calda per i tifosi dell'ACR Messina. Il presidente Asciotto sta cercando di vendere la società, che sembrerebbe in ottime condizioni economiche, ma non sarebbe pervenuta ancora nessuna offerta. Alle porte ci sarebbe quindi una nuova amministrazione comunale che potrebbe risolvere questa delicatissima situazione societaria. Secondo lei potrebbe riuscirci un'eventuale amministrazione De Domenico, oppure bisognerà aspettare un miracoloso intervento di qualche investitore? Quello che può e deve fare assolutamente una amministrazione comunale è quella di creare le condizioni migliori al fine che Messina in generale possa essere attraente, quindi una squadra di calcio, e mettere la proprietà della prima squadra cittadina, ma parlo per l'ACR, ma parlo per tutte le realtà sportive che mirano allo sport di vertice, ma così come anche quello dello sport di base, nelle migliori condizioni per poter operare, ovvero far capire chi viene a Messina e vuol far calcio e vuole fare sport, qui il comune cercherà di mettere nelle condizioni eventuali investitori, eventuali persone che vogliono realmente fare il bene dello sport messinese per poter operare nella maniera corretta.